sentatore che quando ha ricominciato a presentare il suo programma, che era molto bello, ha detto dove eravamo rimasti. Io invece dico dove siamo arrivati noi oggi. Volevo ringraziare tutti voi altri che siete intervenuti a questa manifestazione, ringraziare il padrone di casa, il prefetto, Sua Eccellenza il dottor Repucci, che ha voluto onorarci questa sera della sua presenza. Ma non lo fa con me soltanto, io in tutte le manifestazioni culturali che ho partecipato ho visto sempre la presenza del commissario straordinario del comune di Gioia Tauro, che generalmente gli altri non sono mai venuti. Ringrazio i premiati che saranno, che avranno oggi la targa del premio Cultura Michi Bagalà 2019. Siamo arrivati alla 20ª edizione del premio, perché Michi Bagalà ci ha lasciato prematuramente 20 anni fa. Apparteneva alla mia famiglia, era mio cognato. Un grande uomo di cultura, direttore dell'Europa, di Europa Ferroviaria, con sede a Parigi, però lui l'ha voluta a Gioia Tauro. La sede l'ha portata a Gioia Tauro. Purtroppo, comunque, noi lo ricordiamo ogni anno con questo premio e vogliamo premiare tutti quelli che come Michi Bagalà hanno dato tanto alla sua città, a Gioia Tauro, alla Calabria. Abbiamo voluto premiare il coro della
Matrice, Sant'Ippolito, perché è un coro di ragazzini piccoli che stanno crescendo in erba. Sono 21 ragazzi che abbiamo lasciato il posto là per domani guidati dalla loro insegnante. Saranno qua 21 bambini del coro. Passiamo al primo premio, e viene dato ai ragazzi che hanno conseguito la licenza media nel 2018 con il massimo dei voti. Noi incominciamo da qua. La scuola guidata dal dirigente scolastico professore Lavalba ci ha consegnato i nominativi di 4 allievi che hanno conseguito la licenza media con il voto di 10 e 9. Io ho una ragazza a Gioia che si è stancata di venire a prendere il premio, perché ha preso il premio quando faceva la scuola materna, ha preso il premio quando faceva la scuola elementare, ha preso il premio quando faceva la scuola media, ha preso il premio quando ha fatto il diploma, ha preso il premio nella laurea. E più di così non si può. Ecco che io ho inventato questo concorso, incitamento allo studio. La prima ragazza ad essere premiata è l'alunna Sergio Marta, che ha conseguito presso l'Istituto Campanella la licenza di scuola secondaria di primo grado, riportando il giudizio complessivo di 10 e lode. Ha fatto bene a tutti, è intervenuto con
con la sua associazione dove c'era bisogno, dove c'era gente che non si poteva muovere. Adesso dirà lui qualche cosa su tutta questa attività che tu hai fatto. Noi, buonasera a tutti, innanzitutto tanti auguri di buon anno. Noi abbiamo portato un video perché rimanere qua a parlare e dire quello che abbiamo fatto, penso facendo il Signore ci ha aiutato tantissimo anche lui, quindi se è possibile vorrei fare un video e poi così vi fate un'idea di quello che le persone possono fare, un gruppo di persone. Vorrei dare la parola al dottor
dottor Cucci, a sua eccellenza il prefetto, credo che voglia portare il saluto dell'amministrazione comunale. Grazie Presidente. Io la ringrazio, ovviamente mi complimento, non sapevo la strutturazione dell'iniziativa, mi sa che è versatile, è poliedrica, è fatta di tanti momenti, i primi momenti diciamo abbiamo vissuto con emozione, quindi ai ragazzi mi ricordo Enea, no? Che portava il padre sulle spalle e il figlio per mano, e quindi noi dobbiamo avere l'attenzione, la giusta attenzione verso coloro che dopo di noi magari amministreranno le città, penso alle elite, no? Le elite che in questo momento sono viste molto negativamente, purtroppo per ragioni varie, no? Fondate, non fondate, non stiamo qua a fare processi. È la prima volta che si dice che una generazione sta peggio della precedente, perché forse diciamo la nostra generazione, Presidente, appartenga alla sua, più o meno, ecco, qualche cosa ha fallito evidentemente, bisognava fare di più. E vengono questi momenti ci fanno riflettere. Saluto ovviamente l'eccellenza il vescovo, sempre presente in tante manifestazioni, questo è sicuramente un dato molto importante da sottolineare. Saluto tutti i presidenti delle associazioni che inducono secondo me ad essere così fiduciosi sul futuro di questa comunità, che sapete ha tantissimi problemi, è un'impresa titanica e sarà titanica per chi verrà dopo ovviamente. Io non amo molto le gestioni commissariali, pur facendo il commissario, sono alla 22ª gestione commissariale e dico sempre che piange la democrazia sostanzialmente, perché questo è al di là di tutto. Quando arriva un commissario c'è qualche patologia più o meno grave, e sicuramente a Marano la patologia è molto grave, una delle realtà, forse la realtà peggiore che mi trovo ad amministrare, ecco, un senso di frustrazione continua per mancanza di risorse, struttura comunale inadeguata, ma non mancano le persone positive e che hanno voglia sicuramente di fare. C'è tanto da fare, quindi dico, approfitto di questi momenti per dire aiutateci ad aiutarvi, ecco, non pensate che la rinascita di questa comunità sia demandata a chi amministra in questo momento pro tempore, ma a chi verrà dopo, se non ci sarà appunto l'affiancamento di un risveglio, dico io, una nuova primavera. Ecco, invito quindi tutte le persone di buona volontà, come si suol dire, a dare un contributo in qualche modo, tutti possiamo così dare una mano in certo modo, a realizzare quelle che ci rendiamo la bocca di democrazia partecipativa, che è un impegno grandissimo, è senso di responsabilità, è spirito civico, è senso della comunità, e stasera stiamo facendo comunità sicuramente, pure in questo mondo ipertecnologico che sicuramente ci è utile in tante cose, però ci fa perdere tante altre cose, penso alla socialità, all'empatia, alle emozioni, alla ferraglia, che ovviamente sono quando non è mai il momento, ecco, sicuramente ci distrae. E quindi poi vengono questi momenti e colgo l'occasione ovviamente per ringraziare le 5-6 associazioni del territorio che in questo sono da 2 mesi qui. E ho avuto modo di vedere che hanno voglia, hanno tenacia, hanno determinazione, questo sicuramente ci fa essere felici. Però dico, quando questa minoranza diventerà maggioranza, allora sarà veramente l'inizio di una rivoluzione. Ci vorrebbe un risveglio, meno apatia, meno abolia, meno indifferenza, meno passività, meno rassegnazione. Frequento molto la città, ci vivo pure il sabato e la domenica, anche per parlare con tante persone, vedo troppa rassegnazione, ecco, troppa rassegnazione, come dire, mi sento dire, come sa, che cosa sono andato sempre così, come se fosse un malato, che ha le metastasi e che fosse, magari sia irrecuperabile, non pensi che sia irrecuperabile, basta volerlo, onestà, legalità, trasparenza, solidarietà, spirito civico, ecco, dovrebbero essere un po' le nostre stelle polari in qualsiasi comunità, possiamo arrivare alla 150ª, però in un contesto sociale, ambientale diverso, ecco, e soprattutto lanciare un messaggio ai giovani, abbiate fiducia, ecco, però approfittate anche della saggezza di chi ha qualche capello di bianco e ne sa qualcosa più di voi, ecco, ci deve essere sempre quella giusta mescolanza. Grazie e auguri.
Io 85 anni fa Gioia d'Oro si era ingrandito naturalmente. La parrocchia era, la chiesa parrocchiale era Sant'Antonio. È venuto un arciprete, sono io, il Zicoli, si chiamava Monsignor Pasquale De Lorenzo, e ha fatto sì che la parrocchia venisse spostata da Sant'Antonio in un altro posto centrale a Gioia d'Oro. Monsignor Pasquale De Lorenzo ha inaugurato la chiesa matrice di Gioia d'Oro 85 anni fa. Noi oggi lo abbiamo voluto ricordare. Don Antonio, il parroco, lo ha ricordato sempre. E quindi io ho detto, Don Antonio, io quest'anno farò un premio al settore ecclesiastico, perché voglio arrivare anche a ricordare. C'è lo storico giuliese, Vittorio Savoia, che dirà qualche cosa su Monsignore De Lorenzo. Don Antonio, noi oggi il premio lo consigliamo a voi. Alla parrocchia. A me pare di Cristo, non è sempre il genere, personaggio di grande personalità, preparazione, cultura e eloquenza. Nacque a Rizzicoli il 13 febbraio 1890, da Domenico e Maria Rosa Condello. Frequentò il Pontificio Seminario Regionale di Catanzaro, dove gli venne conferita l'ordinazione presbiteriale il 24 giugno 1906. Durante la prima guerra mondiale fu richiamato al servizio militare dal 1917 al 1919. Ritornato a casa, esercitò l'ufficio di padre spirituale nella chiesa del Rosario, nel suo paese. Il 14 marzo 1924, dopo aver superato il concorso canonico per la parrocchia di Sant'Ippolito Martire, ebbe la nomina di arcivescovo curato di Gioia d'Oro con bolla di Sua Eccellenza Monsignor Paolo Alberto. Prese possesso il 31 agosto successivo della vecchia chiesa parrocchiale, sita dove oggi vi è la chiesa di Sant'Antonio. Sin dall'inizio il parroco De Lorenzo cercò di dare dignità e solennità alle funzioni religiose e in particolare alla festa del corpo. Il vescovo Nicodemo scrisse di lui: è uno dei parroci più attivi e zelanti della diocesi. La sua parrocchia offre in diocesi l'organizzazione catechistica più perfetta, visionisce l'azione cattolica in tutti i gradi e vi è in piena efficienza il movimento artistico, tanto che il circolo arti di Gioia d'Oro è stato classificato il primo della provincia di Reggio Calabria. 14 ottobre 1979. Grazie Vittorio, storico. A questo punto, prima della premiazione, vorrei dare la parola a Sua Eccellenza il Vescovo. Mi sono posto questa sera ancora molto una domanda, ma si può sapere quanto fa, quanti anni ha? La Befana ancora non ha finito il suo percorso. Lo sto parlando al Befano. Sto parlando della Befana, perché se ce l'hanno detto da bambini, che era la vecchia più o meno ricordata, quella con cui c'è questa storia, no? Ma già da bambini, no? E qua vediamo che siamo a 38 anni, pensa, ma ci vuole sta Befana, sta proprio punto centenario. Ma siccome sappiamo che la Befana abbiamo parlato su questo punto, ed invece ad esempio dobbiamo in qualche modo cambiare il titolo, perché non abbiamo la Befana del Ferrovie, ma abbiamo il Ferrovie della Befana, no? Questo è chiaro, che da 30 anni compiono benissimo questo gesto che è estremamente civico. Noi siamo quello che dobbiamo essere, non quello che gli altri pensano di fare. Se permettiamo in qualunque campo che si metta la testa sui piedi, non ce la prendiamo con i piedi, ma con la nostra testa, deve essere chiaro. Se invece, non chissà con quale grande orgoglio, ma con rispetto alla nostra dignità personale, che è il primo punto, a quella degli altri, veramente ne siamo convinti, è come se avessimo un stato come questo, tanti valori francesi, in una giornata di fede. Ora ci sono questi valori, ci sono queste possibilità. E bisogna
si andrà alle elezioni. A me non interessa chi sarà eletto. Se fosse spiego il pensiero, con rispetto di lui candidato, lo dico espressamente, no? Io come sindaco non sono eletto, se ne posso spiegare. Ma massimo rispetto, non intendo proprio parlare per nessuno. Perché c'è bisogno di avere grande libertà di movimento, grande capacità, grande lettura e le cose vanno in faccia in un certo modo. Grande rispetto, lo dico, se è chiaro, non è problema con nessuno. La cosa è chiara, lo sapete, come chiesa usciremo con un documento di legge ad indicare che tipo di sindaco ci deve essere, non quale sindaco, non ci deve essere, ognuno ha la libertà di a che tipo, perché non è possibile che un'amministrazione sì, e noi pure siamo pubblici a casa, se si vuole accettare come giornale ciò che rappresenta veramente la sua ricchezza a tanti livelli storico che non è mai avuto nel passato, e memoria seria, sociale, dello sviluppo e di tante cose una volta per sempre abbiano, se possibile, un'inversione. Quando pensa al porto, vedete, il cuore mio si spezza, perché non è possibile, non è possibile, non è possibile. Qua veramente c'è bisogno che a diversi livelli ognuno prenda una responsabilità. I qui presenti forse siamo impotenti, ma chi lo può fare lo faccio. Grazie, auguri, buon lavoro a quanto avete fatto, a quanto farete, e su eccellenza prefetto permettete il mio ringraziamento forte, bello, perché nei mesi che state già da noi che c'è, penso che siamo tutti quanti d'accordo, con quanta grinta, con quanta parresia si direbbe, cioè le cose si dicono non contro, ma chiaro chiaro come sono, no? Vi sta dicendo, eccellenza, adesso mi dobbiamo scadere, mi dispiace se andrà. Mi capite bene? E che volete un altro punto seriamente? Lo so, ho detto il mio pensiero, perché abbiamo bisogno di servitore dello Stato e della politica. Mi permetta, io dico questa sera un conflitto. Se sbaglio, il Signore sa che sono letto, potrei anche non essere vero, ma lo metto insieme una cosa. E grazie a tutti. Progetto di simulazione del G20
Sapete che cos'è il G20? Quando si riuniscono tutti i capi di Stato, tutti, compreso Stati Uniti, Russia, Inghilterra, e andiamo avanti così. Questi ragazzi a Roma su 81 scuole di tutta Italia hanno fatto la loro parte, parlando in inglese. Rappresentavano l'Inghilterra, mi pare, no? Però erano italiani. E noi nel premio che abbiamo voluto dare a questi ragazzi abbiamo messo la bandiera italiana. E vuoi leggere la motivazione? Dopo lavoro ferroviario, Giulio Tauro conferisce il premio Cultura MIC Bagarà 2019 settore scuola e didattica agli studenti liceo classico scientifico di Parmi per creatività, capacità di lavorare in team, entusiasmo delle idee, concretezza della fattività. Vivere da protagonisti la contemporaneità caratterizzano i quattro ragazzi dell'Istituto Nicola Pizzi di Parmi: Gaiano Emanuele, Genovese Gaetano, Calabro Liliana, Pansera Teresa, e permettono loro di perseguire e raggiungere notevoli obiettivi di crescita culturale e umana e di affrontare sfide tecnologiche e professionali a più dimensioni. Il Presidente Gavaglio Teodoro è venuta la professoressa Ortuso, che insegna greco al liceo classico, per rappresentare la scuola. Buonasera a tutti, io porgo i saluti della dirigente, la professoressa Maria Domenica Marlavaci, che purtroppo per i mali di stagione è costretta a letto in questo momento. E noi siamo onorati come istituto di essere qua e di ricevere per la seconda volta consecutiva un premio che premia soprattutto i ragazzi. I ragazzi verso i quali noi spendiamo moltissime parole e abbiamo tantissime attese, perché sono quelli che diventeranno i futuri dirigenti, i dirigenti del mondo, così ci auguriamo. E questo progetto di quest'anno, che è stato condotto dalla collega Cinzia Guardavalle, era particolarmente interessante perché intanto ha visto in atto delle eccellenze per quanto riguarda la conoscenza della lingua inglese, che è tanto da dire, perché è vero, nella scuola si studiano le lingue, l'inglese, il tedesco, ma è difficile che l'alunno possa riuscire in breve tempo a dominarla in maniera reale. Per cui i ragazzi hanno espresso le loro idee, scritto e anche in maniera informale, e in questo consesso di altri loro coetanei, e hanno, diciamo, raggiunto dei risultati veramente eccellenti. Si è trattata di una sfida che ci è stata soffiata sotto il naso un po', proprio per pochissimo. E ne siamo contenti di essere qui, di ricevere, appunto, come dicevo, questo premio, perché dietro il loro lavoro, io sono insegnante, per cui so la fatica che ci sta dietro a guidare i ragazzi, a preparare un progetto, e che rende merito a tutta l'istituzione, che rende merito appunto alla cittadinanza che ne prende parte e ne gode di questo. Grazie quindi a nome della mia dirigente, grazie. Grazie, un saluto all'amico. Io consegno il premio alla professoressa Ortuso e le pergamene sono per tutti, per la scuola, sono uguali naturalmente, per tutti i premi. Questa è per la scuola. Uno, due, l'altra ragazza glielo mandiamo a scuola. Laureata con il massimo
dei modi. Naturalmente vado a vedere chi è, perché mi interessano queste cose. Io che prendo i ragazzi che si laureano con il massimo dei voti, voglio vedere chi è. Vado a leggere questo articolo, si trattava di Giorgia Ceralo, allora vi informo chi è. Ceravolo di Anoia, la Gioia d'Avola, i paesi vicini, il dopo lavoro è il circolo di Gioia d'Avola, fa capo del circolo di Gioia Nuova, Palme, Gioia, dico, interessa? Dice, ma guarda che non è lontana dal tuo paese. La Ceravolo che tu hai letto è la figlia della dottoressa Erminia Mazzaferro. E io dico, Erminia Mazzaferro, che cosa di Rizzico c'è. E allora abbiamo voluto premiare questa ragazza. Io ho letto il curriculum, ho letto tutto, ma ho visto che effettivamente c'è niente. Il dottor Giuseppe Zampogna, che... caro dottore, non è la prima volta che tu presenti qualche nuova dottoressa. Conseguendo la laurea ovviamente con 110 e lode, che ha fatto una tesi meravigliosa, la tesi
ne abbiamo parlato prima di entrare qua, perché è un argomento molto attuale ed è una tesi che verte sulla cardiologia pediatrica, la sindrome di Brugada. Cos'è la sindrome di Brugada? È la sindrome in cui, a causa delle quali, avviene la morte improvvisa. Vi ricordate il calciatore Morosini? E quindi è un discorso di prevenzione, di fare diagnosi e nei bambini in maniera abbastanza precoce. Ora mi emoziono a parlare di bambini perché da poco è morto il figlio di un carissimo amico, un piccolo bambino di Rosarno, il figlio dell'avvocato Saccomanno, che era un bambino bellissimo. Ultimamente nel passeggino a Roma, e gli ho detto: si stava svegliando ieri che prendiamo un gelato, e lui mi è venuto incontro, quindi per farvi capire un bambino che si spazzava in barca, sembrava vendesse salute, aveva una cardiopatia forse disconosciuta, poi hanno cominciato a seguire il bambino Gesù e è stato portato nel soccorso a Roma. Purtroppo dopo 10 ore di intervento il bambino non ce l'ha fatta. Quindi per farvi capire i drammi che succedono e la patologia che la dottoressa in maniera mirabile ha approfondito e ha studiato. Poi ha fatto la selezione per la scuola di specializzazione. Sapete che la scuola di specializzazione non entrano tutti e ci sono delle branche specialistiche, quale la sua, che sono molto difficili proprio per accedere. Ed è entrata a pediatria in un'università di cui io mi vanto di aver studiato, la Sapienza di Roma. Ed è entrata da Roberto I in pediatria, seguendo le orme del padre, dove il dottore Gerardo, e lì un caro amico pediatra, che il dottore Pucci fa parte, ecco, parlavamo di etica, anche del comitato etico della provincia di Reggio Calabria, quindi per validare appunto i protocolli e quant'altro, e tradendo anche le aspettative della mamma Erminia, perché di oculistica mi pare lei non è, perché ci sono le altre sorelle Maria Domenica e Ida che hanno seguito altre branche. Quindi sono tre figlie e medico, non come una volta in cui ci si iscriveva in massa alla facoltà di medicina, ma sono entrate tutte per merito, per una selezione. E quindi io so, insomma, tra l'altro ne parlo con piacere, perché tu mi hai superato di poco, e perché anch'io mi sono laureato a 23 anni, quindi quindi detto questo, io la dottoressa auguro veramente un futuro, perché lei volgerà la sua attenzione alle persone fragili. Sappiamo che le persone fragili sono rappresentate dagli adulti e dai bambini, e quindi si rivolgerà alla tenera età, a quelle che saranno appunto il futuro della nostra società, appunto ai bambini. Io ti auguro di continuare con questo passo, con questa tua decisione, con questa tua capacità, e poi di acquisire quelle nozioni e tutto e poi ritornare. Parlavamo di emigrazione, purtroppo emigrazione di malati e di quant'altro, però ritornare nella nostra realtà, appunto perché ci sono tante belle realtà dove mi auguro tu possa esplicitare la tua attività e il tuo lavoro. Spero di non aver dimenticato niente e di non essere bacchettato dal cavaliere e rotolo per il tempo che ho impiegato, e quindi a questo punto io sono felice che mi ha dato questo piacere appunto di poterti attenzionare, e auguro a tutti buon anno. Vorrei solo al Presidente Gangemi dire che io non condivido molto quello che ha detto, nonostante l'ammiri e l'apprezzi molto, perché noi abbiamo anche una commissione delle associazioni all'Ordine dei Medici, e vedo però tanti genitori che non nascondono i propri figli che sono affetti da deficit o sono disabili, ma anzi cercano di assieme alle associazioni di esporli, di quasi e renderli paritari, ecco, normali con la gente. I problemi magari sono altri, i problemi sono degli amministratori per le partite architettoniche, i problemi sono magari per le carenze della medicina. Tengo a ringraziare il dottore Carmoglio, grazie per la bellissima presentazione e per essere qui. Io ringrazio ovviamente tutti i presenti e soprattutto l'associazione Dopo Lavoro Ferroviere per avermi insignito di questo premio, e sono entusiasta di essere davanti a così tanti.
Grazie mille a tutti. Vogliamo leggere la motivazione, Rita. Dopo la vostra Rubiago conferisce il premio Cultura Milbagarato 2019 settore medicina alla dottoressa Giorgio Ceragolo. Tenace, volitiva, dotata di mente e di intuito, clinico davvero invidiabili. Fine intellettuale di alte qualità morali, laboriosa, rigorosa, studiosa del mondo attuale. Onora e porta un'immagine positiva della Calabria. Il presidente Cavaliere Teodoro Rotolo. Quella che tu effettivamente meriti. Questo è il premio, tienilo come ricordo, e questa è la pergamena dove c'è scritto quello che ha detto la presentatrice. I fiori è d'obbligo come a Sanremo, non sono di Sanremo questi fiori, però sono di Gioia. Va bene? Grazie, grazie a te, grazie a tutta la famiglia. Sì, attendiamo quello di lui. Ecco qua. Noi avremo le elezioni quest'anno, no? A Gioia Tauro noi abbiamo mandato un messaggio. Cerchiamo noi di cambiare la situazione, se è possibile, se è possibile. Per non essere più come sei, come lo ha augurato lei e come lo diciamo tutti. Va bene, signori, io ho avuto la fortuna di conoscere un icono bizantino, ma le icone meravigliose, noi anche di loro ne abbiamo una regalata da questo artista Paolo Lafis. Allora, Paolo vive a Messina, però vive anche in Calabria. Noi a Gioia Tauro abbiamo la fortuna di avere un'icona, la Madonna di Romano, due, una a Sant'Antonio, mi pare. Alla Cappella del Po. Allora, chiamerei qua Franco Anastasio per presentare effettivamente questo artista. Pensate che Franco Anastasio era dai figli fuori, non ha saputo resistere. Dice, io vengo alla Levante del Ferroviere. È venuto? Sì. È venuto appositamente per questo, perché lui ama essere presente. Vi dirò che lui è stato anche premiato dal Topororo Ferroviario per le cartoline di Gioia Tauro. Sarò brevissimo il tempo necessario per dire due parole su questo signore, al quale sono legato veramente dall'affetto. L'affetto che scaturisce da un'espressione che si è creata da poco, tutto sommato. La nostra amicizia è nata appunto 3 anni fa. Diciamo che, dopo aver detto già Totò, è la persona di Paolo Lanza. Paolo Lanza è uno dei più grandi iconografi bizantini del Meridione. Io non desidero assolutamente stare qui a descrivere tutti i riconoscimenti che ha avuto in giro per il mondo, dove sono esposte le due numerose manifestazioni. Io desidero mettere in evidenza l'aspetto umano di questo signore, che attraverso la sua manifestazione, la sua spiritualità, che trasferisce in queste sue scritture, perché le icone, come tu insegni, non sono niente, ma sono scritte. Lui usa una tecnica particolare che ha imparato tra le montagne dei monaci del Monte Athos in Grecia, sì, questo lo sapevo, usa dei colori particolari, con delle tempere particolari, base di uovo, con dei pigmenti naturali, colori stupendi, che trasferisce nelle sue tavole, che sono tavole che lui prepara in maniera particolare, passandoci su
degli studi particolari per Sette Monte, quando sono state le giornate di sette giorni della creazione del mondo, della creatività eccetera. In questa sua spiritualità c'è tutto il mondo dell'ortodosso, questa parte diciamo non secondaria al cristianesimo, perché gli ortodossi erano nostri fratelli. Io mi sono avvicinato alle nostre radici. Sono nostre radici, certamente, io no. Purtroppo dopo il concilio del 1954 c'è stata la scissione, 900 anni di lotta, del cibo, eccetera. Però vi posso assicurare che la spiritualità degli ortodossi è molto sentita, molto sentita. Io mi sono cresciuto da Lopano a Tropea, come tu lo sai, e sono rimasto sotto la protezione della Madonna di Romania, perché è una delle più grandi, credo, e antiche icone esistenti in Calabria. La storia tu la conosci. Io ho vissuto a Tropea, mia nonna di Tropea, e poi ho continuato questa mia storia familiare con la Romania. Sono andato in Romania, la mia famiglia è andata in Romania. Sono stato amico, caro Paolo, del preposto della Chiesa Cattolica di Bucarest, un padre salentino che nel 1969 mi ha incontrato a Bucarest e mi ha portato in giro per la Romania, caro Paolo. Tu la conosci la Romania, ci sei stato, conosci le chiese ortodosse, sono di una bellezza fantastica. C'è una grande spiritualità che si... Addirittura queste chiese non sono all'interno solo rivestite di bellezza, ma anche all'esterno. Certamente. È un tutt'uno di bellezza. E quindi voglio dire, lui appartiene a questo mondo. Però io devo anche un attimino ringraziare loro, perché lui attraverso questo premio che dura da 38 anni non è un miglioramento, ma queste riunioni servono principalmente per conoscere le bellezze di questa nostra religione. Io concludo semplicemente, caro Paolo, un attimo solo, sono un attimo con quella preghiera bellissima che sono sicuro che tu ogni volta ti avvicini al disegno delle tue icone sicuramente reciterai, perché le icone una volta benedette diventano sacramentali, non è semplicemente un arredo alle chiese ortodosse, ma diventano dei sacramenti. La preghiera recita così: Divino Maestro, fermi l'ortefice di tutto il creato, illumina lo sguardo del tuo servitore, custodisci il suo cuore, regge e governa la sua mano, affinché degnamente e con perfezione possa presentare la tua immagine con la gloria, la gioia e la bellezza della tua Santa Chiesa. Non ho altro da dirvi. Abbiamo fatto bene, ok? Grazie a tutti per l'appuntamento, grazie a tutti.
Buonasera a tutti quanti. Questa sera abbiamo toccato una tematica importante, quella dell'educazione dei nostri giovani. Purtroppo è qualcosa che ci riguarda, riguarda anche me personalmente. E leggo una sua poesia che appunto parla dell'immigrazione dei giovani e del dolore che purtroppo abbiamo le mamme quando i nostri figli ci lasciano. Lacrime. Ci giungi cuori, ma non facile dire. Ti bacio sulla fronte e ti faccio partire. E cerca di perdere un pezzo di vita. Questo che si le labbra, ma dentro è ferita. Trova la forza e tira la via. Non trovo un cesto di sogni di via. Quando è lontano, nessuno la vedi, ma lacrime amare e dolore in tuo cuore. E certo, è difficile un gesto d'amore, ma per un figlio, qualsiasi dolore. Conta riorna, è sicura la donna, nessuno si scorda mai la mamma. Grazie. Grazie. Io ho pregato quest'estate all'Io come me perché lo volevo premiare. Lo volevo premiare per tutto quello che lui Teodoro. Fa in televisione. Teodoro. Produttore, presentatore televisivo, va bene? Dove tutti i problemi della Calabria, dell'Italia, del mondo, le sue trasmissioni oggi arrivano in tutto il mondo. Non voglio rubare il tempo all'avvocato Magino che dirà due parole su Lino Molinari. Insomma, mi pare paradossale veramente presentare un conduttore televisivo. È paradossale, forse anche banale, ma è giusto che si dicano due parole, ma non per... ci conosciamo già da tempo, ci siamo visti più volte, per dire la verità. Lino Polimeni è un regalo per la Calabria. Poteva fare altro, viene da una famiglia di gioiellieri dal 1875, chissà, avrebbe fatto forse più soldi di quelli che io mi auguro abbia fatto, ma è un dono prezioso che abbiamo avuto e io di questo voglio parlare, perché vedete, ha fatto il conduttore radiofonico grande, e è stato uno splendido rappresentante allora, c'era il Radio Dostetto, Radio Skyline, quando finalmente poi se ne andò, finalmente se ne andò per dire voglio fare televisione, ma la televisione lui l'ha fatta in maniera diversa e io questo lo voglio per dire, lui ha fatto televisione e va, televisione di servizio è un'altra cosa, dalla parola a chi la parola l'ha avuta negata o ce l'ha negata o che ha bisogno di parlare e non trova un microfono e qui mi riferisco soprattutto all'articolo 21 che è uno dei nostri articoli della Costituzione che naturalmente che avevano la libertà di parola, di espressione, la libertà di stampa ma anche il dovere della stampa, l'informazione, il dovere dell'informazione. Il dovere dell'informazione è quella di sapere anche narrare e raccontare la vita reale attraverso i protagonisti. E questo lo fa ogni giorno Lino Polimeni. Grazie per quello che fai e per quello che fai. Buonasera a tutti, al di là del freddo, al di là della giornata, non potevo mancare. Prima di tutto perché quando si parla di Gioia Tauro, negli anni passati si parlava di una grande realtà, anche lo stesso Prodi venne qui a tagliare i nastri ed era un sogno per l'industria, era un sogno per tutti noi, ed era qualcosa che poteva dare lustro ai tanti operai che oggi protestano perché perdono il posto e qualcuno lo indicato. Una cosa devo dire per quanto riguarda il rapporto dei commissari. Il dottore Pucci è una persona che ha sempre aperto la porta sia a Catanzaro da prefetto che a Cosenza. Spesso i commissari chiudono la porta, non fanno parlare, non si dialoga e questo è un male. Invece il dottor Repucci lavora proprio per aprire ad ascoltare la gente. Arrivava in televisione, prima che io arrivassi in televisione, chiamavano il sindaco o il politico di turno e chiamavano il direttore o il direttore editoriale e mi bloccavano le trasmissioni,
mi bloccavano i filmati. Più mi bloccavano, più mi censuravano, più io ero determinato ad andare avanti, bloccandomi anche a trasmissioni, rimettendoci anche economicamente. La cosa straordinaria che ho fatto è inventare una trasmissione come articolo 21. Noi facciamo un servizio pubblico a tutti gli effetti. La politica che abbiamo ce la meritiamo, perché il problema è che i calabresi vogliono scendere a patti tutti i giorni vendendo il loro pacchetto di voti. Vendono il pacchetto di voti e partiscono, certamente non parliamo di tutti i calabresi, ma la situazione è questa. Io spesso grido nel vuoto, racconto situazioni drammatiche. Articolo 21 è una grande trasmissione, quella della Costituzione, la libertà. Io, quando io sarò libero, darò la libertà agli altri di poter parlare e raccontare la loro verità. Questa è la trasmissione. Grazie di cuore, sono qui perché difendo la Calabria, difendo Gioiettano, difendo le persone che non hanno voce. Spesso vi do solo vi racconto una piccola cosa. Se dovesse accadere in questo momento qualcosa a qualcuno, qualcosa di pesante sotto l'aspetto della denuncia, sotto l'aspetto di un torto subito, a distante, solo da una persona si può andare per avere voce. Ed è articolo 21, Lino Polimeni, in diretta. Prima di dare la notizia si devono informare a che appartiene questa persona, chi è l'imprenditore, se si toccano poteri forti, se si toccano forse parenti o amici, o il dramma maggiore che spesso non dimentichiamo, quello che è la criminalità organizzata, proprio da Gioiettano. Io racconto sempre una storia in televisione e la racconto chiudendo questo passaggio e questo premio che io ricevo volentieri. Un imprenditore di Gioiettano va da un certo Don Peppino, che è il boss della piana di Gioiettano. Lo racconto ormai da 3-4 anni questa cosa, e questo lo fanno molto spesso gli imprenditori. Vanno via, diciamo, a chiedere ad essere protezione, ad essere a disposizione se serve qualcosa. In pratica questo imprenditore va da questo Don Peppino e gli dice: ditemi a chi. Ecco, in questo caso ci saranno le elezioni adesso, giusto? Quando l'eccellenza? Aprile-maggio. Probabilmente questo imprenditore va da Don Peppino e dice: ve lo dico in dialetto vicino perché entra meglio. Dice: a prima votare. Dice: non ti preoccupare, vota tu, voto tu, perché tanto non c'è problema, vota chi vuoi tu, non ti preoccupare. No, ma io sono qui in Italia perché voglio sapere se devo votare a destra o a sinistra, se avete un vostro candidato. Non ti preoccupare, questa cosa è andata avanti. Però poi a un certo punto Don Peppino si è staccato e gli ha detto: o voto a destra o voto a sinistra, mi esono. Sei in Italia. E questo è un dramma che è legato, non giochiamo, scherziamo, e questa cosa è una grande realtà. Abbiamo una cosa che ci vantano molti, attraverso i giornali nazionali, quello di raccontare la Calabria solo in negativo. Se trovano la cocaina al porto di Gioiettano, se ci sono i morti ammazzati, o se vanno a San Luca a trovare la signora col velo che noi non riusciamo a trovare. Questi che arrivano da Roma a Milano trovano questa donna col velo, che puliti, che dici, che ha mafia, chi è la mafia? Ecco, noi abbiamo l'organizzazione più potente al mondo, che è la 'Ndrangheta, che fattura miliardi di euro e che continua a seminare e a sterminare i nostri ragazzi, perché se non riusciamo a dar voce e recuperare 183.000 studenti che in questi anni, i laureati, se ne sono andati a nord e all'estero per trovare lustro, trovare quella libertà che qui forse non hanno e devono togliere al potente di turno, alle famiglie di turno, quello che lo scambio di voto. Io spero di continuare a fare questo mestiere e a dare voce a chi non ce l'ha. Ed è una cosa meravigliosa. Non sai quanto mi sento bene quando grido le ingiustizie e aiuto la gente che non ha voce. Grazie di cuore. Dopo la volta ferroviario, insigne con il premio Cultura Mick Barberà 2019, settore giornalismo, il dottor Lino Polimeni. Grande firma del giornalismo, attento e scrupoloso, personalità di indubbia lucidità, indipendenza e rigore. Ha sempre investito le sue migliori energie nel dare un'informazione libera e obiettiva e nel fare civile denuncia e costruttiva critica. Ha trasmesso e continua a trasmettere, con le sue grandi doti di conduttore televisivo, messaggi fondamentali per l'affermazione dei valori di libertà, democrazia e civiltà. Il presidente Cavaliere Teodoro. Noi a tua moglie diamo il crest dell'associazione e
al presentatore diamo il credito dell'associazione. Grazie.